Ci siamo, tutto pronto, partiti. Cavalli della sesta corsa del pomeriggio. Il più veloce è proprio Regency Buck, che poi trattiene in qualche modo l'ardore di Believe Your Eyes, che si sistema in seconda posizione. In terza troviamo il Frantoio, in quarta all'interno Natural Wonder, che lascia poi in quinta posizione Believe Your Eyes. Quella che ha colto una brutta partenza è Wow Wow Girl, preceduta nel gruppo da Bonnie Isle, il peso più basso. Si procede così quando siamo già a tre quarti della piegata opposta, con in vantaggio Regency Buck nei confronti di Natural Wonder. Poi in terza posizione troviamo Believe Your Eyes, riconoscibile dai bracciali rossi. In quarta il Frantoio, in quinta Kazam, poi Bonnie Isle e lontano dal resto del gruppo Wow Wow Girl. Siamo a tre quarti della curva, nessuna variazione di rilievo, ha respirato un pochino Regency Buck, ma è comunque il leader naturale nei confronti di Natural Wonder, che mette subito pressione all'imbocco della dirittura d'arrivo. In terza posizione c'è sempre Believe Your Eyes, poi prova a mettersi sulle gambe anche il Frantoio, che si trascina Kazam. Quando siamo a 500 al traguardo, Natural Wonder va ad attaccare in maniera decisa Regency Buck, il Frantoio che si muove per corsie più esterne, gli altri che sono rimasti un pochino lì sul passo. Siamo a 300 al traguardo, Regency Buck si è ripreso la testa della competizione, il Frantoio si getta all'inseguimento con Natural Wonder che è rimasto un po' sul passo. Nel tratto conclusivo Regency Buck è in netto vantaggio, il Frantoio che tenta l'ultimo assalto, ma siamo già nelle fasi conclusive, Regency Buck che resiste rispetto al Frantoio. E poi per il terzo posto il numero 2 Kazam. Vince dunque Regency Buck, che era stato sfortunato a Firenze, coast to coast servito per il 2 anni da Footsteps in the Sand, che colleziona la prima vittoria in carriera al quinto tentativo. Secondo posto per il numero 7 il Frantoio, al terzo dovrebbe essere il numero 2 Kazama, ma attendiamo anche lo slomo sul traguardo perché tre cavalli avevano praticamente la stessa giubba. 5-7 comunque per le prime due posizioni. Vediamo per il terzo, e dovrebbe essere il 2, 5, 7, 2, l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile della sesta, da Capannelle, vince cavallo montato da Michael Arras per Marco Gasparini, i colori sono quelli di Isabel Haskell De Tomaso.